perché hanno creduto nel nostro progetto politico di far cambiare rotta a questa città per affrontare e risolvere i problemi cittadini, che sono problemi normalissimi. Ci chiedono di togliere la spazzatura dalla strada, ci chiedono di togliere i topi dalla città, ci chiedono di sistemare le strade, di coprire le buche, e di far funzionare bene la rete fognaria e la rete idrica. Quindi non ci stanno chiedendo la luna nel pozzo, ci stanno chiedendo cose concrete, e in questi tantissimi anni sono stati abbandonati, e quindi la città ha raggiunto il punto massimo di degrado che non è più accettabile dai nostri concittadini. Quindi loro ci hanno dato fiducia, ci hanno incoraggiato ad andare avanti, e quindi noi, come dire, quel 5% che oggi ci è mancato per superare al primo turno lo recuperiamo sicuramente nel ballottaggio, e quindi abbiamo il convincimento che il voto sarà riconfermato il 9 di giugno e che andremo a governare la città di Gioia Tauro secondo quella programmazione, quella progettazione e quel progetto politico che noi abbiamo illustrato in campagna elettorale dai palchi in questo periodo elettorale. Allora, intanto non andremo, perché andremo sicuramente, comunque si mettano le cose, saremo assieme al ballottaggio, qualunque cosa accada, almeno questo è il mio pensiero e il mio auspicio. E poi lì, voglio dire, vedremo di spiegare meglio alla gente, evidentemente, che non ha capito la storia di questa città. Cangemi, si parla di ballottaggio, ecco, intanto si prendono 4.300 voti l'altro candidato, ecco, come mai Gioia Tauro non risponde? Ha risposto così? Ma io penso che comunque Alessio, che è il candidato più votato, viene da una sua storia politica come lo stesso D'Agostino. Noi siamo gli outsider, siamo quelli che abbiamo proposto un programma innovativo in tutto. Ma guarda, io penso che parlare adesso di con chi schierarsi è utopico, anche perché noi prima di tutto dobbiamo incontrarci e farci i complimenti a vicenda, perché un risultato del genere non si ottiene con l'improvvisazione, non si ottiene per la fortuna. Quindi dobbiamo veramente farci i complimenti. Io voglio ribadire soltanto una cosa: noi siamo cittadini liberi e vogliamo continuare ad essere liberi. Ovviamente valuteremo sulla base del progetto degli altri candidati.